Insediamento del Consiglio Comunale dei Bambini a Palazzo Cabrino, una emozione per tanti ragazzi delle scuole, sono 11 gli istituti con 22 rappresentanti che possono venire a dire la loro in comune per portare quali sono le problematiche dal loro punto di vista. Presenti anche questa giornata sia il sindaco Alessandro Canelli che l'assessore all'istruzione Giulia Negri. Sul giornale L'Azione che troverete in edicola a partire da venerdì 15 dicembre troverete le interviste ai ragazzi e agli insegnanti. Potete seguirci anche su www.sdnews.it. Ci troviamo oggi a Palazzo Cabrino, nella sala consigliare, dove si sta per iniziare la prima seduta del Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine di Novara, che avrà una validità biennale, quindi 2023-2025. C'è tanta emozione. Sarà una presentazione, i piccoli consiglieri si presenteranno a noi e quindi alla città, c'è la nostra testimonial di tutto il biennio, Miss G, la nostra Giulia, che parlerà loro, racconterà qualche piccolo aneddoto di quella che è la sua vita di adolescente a rotelle. Il tema di quest'anno sarà l'indifferenza sotto diversi punti di vista, pratica, ludico e anche proprio sociale. L'obiettivo è sempre quello di dar voce ai nostri bambini e sempre di più di far sentire alla città che ci sono, di far passare un messaggio positivo, che ci sono ancora tante cose da fare, che i nostri bambini sono ancora dalle buone intenzioni, dai buoni propositi e in loro bisogna continuare a credere.